Allora, benissimo, eccoci a questo incontro in cui vediamo sempre le scene in una sorta di escape room molto semplificata usando Unity con la GUI e con soprattutto il Don't Unload, Don't Destroy, no? Che è una funzione che permette di cambiare scena ma di conservare alcune cose fra le scene. Allora, io ho fatto adesso quattro scene, quindi la scena 1 è questa qua. Vedete che c'è il player e ci sono quattro oggetti. È un po' come abbiamo fatto l'altra volta, quando ci si avvicina uno di questi oggetti si viene teleportati verso un'altra scena. Quindi il cubo praticamente teleporta verso la scena 2, la sfera verso la scena 3 e la capsula verso la scena 4. Poi più tardi vi faccio vedere gli scriptini che sono abbastanza semplici, ma il senso è che ci si muove verso la scena 2, 3, 4, 5, che sono le quattro scene associate ai quattro oggetti, e quando si va nella scena 2 praticamente c'è compare. Intanto c'è una scritta che dice praticamente in che scena siamo, così lo si vede. E poi al cubo è associato un'altra funzione di teleport, per cui quando si clicca su quel cubo vi si viene teleportati di nuovo sulla scena 1 originaria. Quindi lo vediamo in funzione, quindi facciamo il play. Ok, vedete che il play avviene qua sotto. Noi magari possiamo anche fare il maximize di questa scena, ok? Vedete che sono. Adesso sì, in realtà ho fatto partire la scena 2, ma dovevamo partire dalla scena 1. Ok, allora, innanzitutto, solo una cosa che poi, se no ve lo dimenticate, le varie scene devono essere poi tutte caricate nel build settings, eh? Tutte le scene su cui poi volete lavorare. Se non sono caricate nel build settings, non funziona questo sistema. Quindi si prendono le scene e si trascinano qua. E qui si definiscono praticamente tutte le possibili, cioè puoi andare da una parte o dall'altra. Quindi, avendo selezionato la scena iniziale, a questo punto si fa il play. Abbiamo questo bellissimo, vabbè, vediamolo sotto. Quindi ci avviciniamo ad esempio al cilindro. Se clicchiamo, vedete che il cilindro ci ha spostato nella scena 5, e quando ci spostiamo nella scena 5 c'è soltanto l'indicazione della scena 5, e poi abbiamo soltanto un cubetto che serve per tornare a casa. Quindi clicco sul cubetto e mi ritrovo di nuovo sulla scena 1. Quindi adesso posso andare sulla sfera, e andando sulla sfera mi sposto sulla scena 3. La scena 3 è identica in realtà alla scena. Le altre cose, se vado sulla capsula mi porto sulla scena 4 e così via. Adesso qui vedete che c'è una piccola anomaliola che compare questo pannello. Questo qui è un pannello che probabilmente è troppo grosso e che probabilmente bisognerà ridurlo o togliergli la trasparenza. Aggiungergli la trasparenza. Ok, allora adesso per vedere come è fatto lo rivediamo un po' insieme. Quindi vediamo la scena iniziale, la scena 1, che è questa. Vedete che è molto simile a quella che abbiamo visto prima, quindi c'ha le sue cose normali, il player, e poi c'ha il cubo, la sfera, eccetera. Qui sono associati a tutti questi, associato allo stesso script che si chiama When Touched Change Scene. Allora, questo script When Touched Change Scene è uno script che quando viene toccato, quindi qui c'è praticamente on mouse down, cosa fa? Fa quello che faceva il mio video precedente, cioè verifica che siamo a una distanza minima, cioè non più distanti di un tot, e se si è più di un tot, cosa fa? Va a cercarsi il component text di un'entità che si chiama global text, che poi lo vediamo, sarebbe qua sopra, no? Abbiamo praticamente global text. Quindi global text sta in un pannello, questo qui è un canvas. Vedete che questo è un global, è di tipo canvas. Questo canvas dentro c'è un pannello con un testo, e qui probabilmente il fatto che
Aspetta, facciamolo così, togliamo il pannello e mettiamo direttamente il global text senza pannello, così meno pannelli abbiamo e meno confusione c'è di prima, quello che abbiamo visto prima. Ok, global text è questo signore. Questo global è un pannello in cui è stato aggiunto anche un altro script che si chiama don't destroy. Questo script di don't destroy è un po' una cosa relativamente classica che viene fatta in Unity, serve molto spesso per avere degli oggetti che rimangono costanti anche quando si cambia scena. In particolare, come vedete dalla descrizione, è stato preso da un background music, cioè praticamente da un oggetto che suonava qualcosa e che quando si cambiava scena non si voleva che fosse interrotta, cioè che la musica rimanesse costante. Io l'ho preso solo per mantenere costante l'interfaccia utente, che è una GUI che si posiziona più o meno in alto. E questo, il modo in cui funziona, imparatelo come al solito un po' come una sorta di miracolo, viene salvato, cioè tutto questo gioco qua. Allora, la cosa importante è questa istruzione qua, don't destroy on load, cioè quando in uno script si dice associato a un game object, si dice che non deve essere distrutto al caricamento in un'altra scena, vuol dire che sopravvive al cambio di scena. Il problema, per cui si fa tutto questo giro qua, è che quando si ritorna sulla scena 1, lui istanzierebbe di nuovo quell'oggetto, quel game object, e quindi tutto questo trigo serve solo per dire se c'è già un oggetto istanziato in quel modo, evito di crearne uno nuovo. Ecco, questo perché quando si passa dalla scena 1 alla scena 2, si vuole che l'oggetto di questo global rimanga, ma quando dalla 2 torno nella scena 1, che c'è ancora un global, questo global invece viene sì istanziato una doppia volta, ma viene immediatamente distrutto, per evitare di avere un accumulo di oggetti global quando si torna nella scena iniziale. Però, sentiamo. Torniamo a When Touched Change Scene. Abbiamo questo, quindi noi facciamo GameObject.find global text, quindi lui cerca nella scena corrente, cioè quella che ha sia le parti nuove sia anche le parti ereditate eventualmente dalle vecchie scene, se hanno detto Don't Destroy, cerca il global text, che è questo signore qua. Questo global text ha all'interno un componente text, e di questo componente text viene detto di scriverci qualcosa. Quindi lui ci scrive in alto loading scene, e poi fa il caricamento della scena, e poi alla fine dice loaded. Questa cosa è talmente veloce che in questo caso che si vede soltanto loaded, e l'istruzione magica che fa tutto il cambio di scena di questa scene manager, load scene di scene. Non ci sono delle cose molto, molto diverse dal solito. L'unica cosa, io ci ho perso un po' di tempo quando fate file, build settings. Io ho combattuto perché continuavo a mettere le scene chiamate scene all'inglese, quindi scene 1, e poi continuavo a chiamarle all'italiano, quindi scena 1, e non li trovava. Oppure cosette del genere, quindi sono stupidaggini, ma fanno perdere molto tempo perché sennò lui dice che la scena non esiste. Quindi se lo riproviamo, il nostro, vedete che abbiamo sempre il nostro mirino. Tra parentesi, il mirino qui è messo sul player, ma a questo punto potrebbe essere messo anche a livello di global. Comunque abbiamo conservato la cosa precedente. Mi avvicino a questo oggetto, clicco. Quindi vedete che sono sulla scena 5 e torno indietro sul portale che mi fa tornare indietro, clicco, vedete che torno. Se siete abbastanza veloci, vedete che qui dove c'è scritto loaded dovrebbe cambiare, ma in realtà cambia talmente velocemente che non si vede. Comunque qui abbiamo visto quindi il mirino in funzione e una possibilità elementare. La faccio sempre molto elementare per farvi vedere in un video relativamente breve come si fa. Poi ovviamente voi lo adattate a scenari più complessi.
Ecco, ricordo ancora, lo dico sempre, che questo tipo di scenari, la GUI soprattutto, potrebbero funzionare in maniera molto diversa in VR chat, quando poi inizieremo a parlare di VR chat o di altri sistemi, ma comunque se voi vi impratichite con tutte queste cose, poi dopo diventeranno abbastanza semplici. Un'ultimissima cosa prima di interrompere. La cosa volevo farvi notare che quando siete in debug su Unity, lui vi fa vedere tutti gli oggetti che hanno l'attributo Don't Destroy Unload, e in particolare questo. Quindi la scena 4, che è quella dove siamo, in realtà è composta sia dalle sue cose, quindi c'è il player e via discorrendo, e sia anche da questa serie di oggetti Don't Destroy Unload che poi servono a me per garantirmi praticamente questa GUI, che adesso in realtà è un po' inutile, se volete, ma nel senso che c'è sempre solo scritto loaded in questa GUI, però potrei metterci qualche cosa tipo un punteggio o punti vita, insomma, delle informazioni, o anche una bottoniera, insomma una HUD che persiste cambiando scena. Questo lo dico a tutti quelli che hanno bisogno di avere qualche cosa che rimanga lì, per esempio un inventario o qualcosa del genere. Direi che più o meno è tutto, e ci sentiamo adesso nei prossimi video. Cercheremo poi di avvicinarci un pochino invece a VR Chat, e vedremo che cambia parecchie cose. Non c'è bisogno, tra l'altro, per certi versi è più semplice, perché il mirino non ne avremo bisogno, perché VR Chat ce l'ha, anche il player ce l'ha già lui, quindi tante cose ce l'ha già lui, ma tante altre cose dovremo per forza impararle. Quindi è tutto, salve.